Io mi definisco un artista visivo, lavoro in questo ambito. Per quello che è il mio lavoro, ho sempre bisogno di collaboratori per svolgere delle ricerche. Fa parte del mio gioco, del mio modo di lavorare e del mio piacere nello stare insieme in compagnia anche con persone che mi stimolano, mi fanno arricchire, mi arricchiscono e mi permettono di esprimere quello che io vorrei dire con un'opera. Non sono un antropologo, non sono un urbanista, e proprio per questo in certi progetti mi avvalgo del loro sapere per poter approfondire un tema. Sono un artista visivo, mi confronto con quel linguaggio e quindi con un linguaggio che è legato alla storia dell'arte, e la storia dell'arte nel Novecento è esplosa raccontando linguaggi e modalità e possibilità estremamente ampie, più di qualsiasi altra disciplina artistica, direi. Per cui da Duchamp a Beuys ci si permette di poter usare quello che in realtà si vuole, insomma, senza freni, senza limiti. E ovviamente c'è bisogno sempre di un team che mi aiuti, insomma, ci sono alcuni che sono dei collaboratori fissi. E poi ci sono, a seconda del progetto, tipo quella biennale, avevo bisogno di un naso, e allora in quel caso ho contattato una profumiera, che mi ha aiutato, un naso che mi ha aiutato a realizzare quel progetto. Il mio lavoro un po' è sempre su questo, è stato da fin dall'inizio, lo è tuttora. Il problema è che la conoscenza delle nostre. Degli elementi culturali della nostra provenienza ci fanno, e la consapevolezza, la conoscenza e la consapevolezza di noi stessi e delle nostre, tra virgolette, radici, ci permettono di leggere, di interpretare e di affrontare il futuro. E così l'ambito locale, essere consapevoli di tutti gli aspetti, le sfumature, gli argomenti che arricchiscono un ambito locale dei luoghi della nostra provenienza, dove abitiamo, dove viviamo, ci permettono di interpretare il globo, il mondo. E questo è qualcosa che tutto sommato è un'evoluzione di noi stessi all'interno della nostra testa, insomma, cioè, forse anche in maniera molto, come dire, anarchica, la consapevolezza di se stessi ci permette di interpretare il futuro, il prossimo e gli altri. Senza questo è difficile, cioè, inevitabilmente arriviamo a delle chiusure, arriviamo a delle incompatibilità e delle incomprensioni. L'autoriflessione e la creatività sono legate una all'altra. Da lì, forse più che creatività, poi creazione, perché quello che io faccio non credo di fare il creativo, ma è di creare delle opere. Creando delle opere cerco di sistemare, come diceva Boetti, il mondo al mondo, di mettere il mondo al mondo. E che è un meraviglioso slogan che lui si è inventato e che sintetizza un po' quello che è la pratica di un artista, no? Cioè, un artista ragionando su se stesso e sui suoi materiali e sui suoi linguaggi, cerca di inventare qualcosa, di creare qualcosa di nuovo che comunque faccia riflettere, cercando di raggiungere, attraverso itinerari aperti, raggiungere luoghi che diano delle risposte, che diano. Poi magari queste non si raggiungono, perché comunque arrivando a una di queste ipotetiche risposte se ne aprono subito altre domande, per cui continua su un gioco di un itinerario senza fine, senza meta. La consapevolezza già determina un pensare di arrivare a comprendere qualcosa. Questo permette di sedimentare delle ipotesi, e per cui l'idea di un'opera, di un progetto. Credo che vada al di là della creatività, insomma, credo che sia qualcosa di molto più profondo, più apparentemente, presuntuosamente più intenso, perché è la creazione di qualcosa che qualcuno nel mondo, nella storia dell'arte, ha fatto sì che diventasse un'opera epocale. E pensiamo, giusto per dare due o tre nomi, nel Novecento, Fontana o Pollock o Picasso, Duchamp, non so, Beuys, Warhol, non so, nomi così. E chi lo fa in maniera forse
forse per certi aspetti più semplice, insomma, senza fare degli ordini e le classifiche che sono anche divertenti e curiose, ma a volte anche possono essere anche violente e poi lasciano un po' sempre il tempo che trovano. Non siamo alle Olimpiadi in cui bisogna vincere la medaglia d'oro, insomma, per cui ecco, le classifiche servono più che altro per lo sport. L'ora dimostra che funziona, che il tempo va, perché ci sono i secondi che corrono e quindi dà una temporalità, e le coordinate danno le indicazioni del luogo, che ovviamente, essendo il mio sito, sono le indicazioni del luogo dove sono io, ecco, in quel momento. Diciamo che è un'opera, insomma, anche quella, cioè è tra l'altro un'opera che non è ancora stata esposta, ma è già in costruzione, e prima o poi lo succederà, adesso non so bene ancora quando e dove, però è uno dei futuri progetti che verrà prima o poi esposto da qualche parte, e quindi riguarda anche un po' l'idea di controllo che noi abbiamo di noi stessi attraverso il web, per cui il web è uno di quegli aspetti ambivalenti che ci circondano, che danno apparentemente, che danno da un certo punto di vista una totale libertà di movimento e dall'altra un totale controllo di se stessi, per cui in realtà in questa totale libertà siamo supervisionati o super monitorati continuamente dagli altri. Diciamo di tutto in senso generale, è ovvio che poi le letture sono fondamentali, sia che siano di carattere narrativo sia saggistico, e guardarsi intorno, per cui anche perché qualsiasi argomento è espresso in vari modi, la narrazione non è solamente quella stampata su delle pagine di un libro, ma appunto in movimento cinematograficamente, per cui, o il teatro, ecco, per cui insomma un po' seguo tutto. Poi purtroppo non è tutto vero, perché mentre un tempo, quando avevo molto più tempo libero a disposizione, ero più giovane e agli inizi soprattutto anche per cercare di capire quello che io avrei voluto fare, ho cercato di avere uno sguardo a 360 gradi e cercare di assimilare il più possibile. Poi purtroppo col tempo un po' il lavoro, un po' la famiglia, un po' i vari impegni non ti permettono di essere sempre in giro, disponibile a guardare tutto quello che esce, e sia quindi rivolto alla novità, cioè al contemporaneo più stretto, quindi i colleghi contemporanei che di anno in anno ovviamente producono, come produco io, producono progetti da seguire, e poi c'è anche tutto il tempo invece di quello che riguarda l'archivio, la storia, il passato, che è ricco, è lì, pronto a essere sviscerato, si cerca di approfondire, di conoscere, di estrapolare ciò che serve poi per arrivare alla conclusione di un progetto proprio. Ci sono pro e contro, credo, come qualsiasi vita. Dipende uno che cosa cerca dall'esistenza. Per me va bene, certo, è anche una vita di frustrazioni, sofferenze, e arrabbiature, come qualsiasi vita, e però ci sono aspetti molto positivi. Per uno che ama una vita sedentaria, tranquilla, con certo tipo di sicurezze, non è sicuramente quella più indicata. E nello stesso tempo proprio mancano quelle sicurezze, per cui va bene, però poi ci si lamenta, e poi fa parte un po' del carattere umano quello di lamentarsi continuamente di qualcosa che non va. Certo, bisogna saperlo fare con un po' di eleganza, ma comunque